Io sono sempre colpita tutte le volte che entro in questo luogo, perché è un luogo che è stato dato alla città di Milano. Penso, se in questi 5 minuti riesco, essendo una passionaria, a trasmettere a voi che siete presenti prima delle emozioni che avrete, di cui non avrei dubbio, ma comunque ne riparlerei dopo la visita, alcuni hanno probabilmente già, sono già entrati in questo luogo. Oggi c'è qualcosa di eccezionale perché è completato. C'è una vicenda nata nel 2000 che ha messo 18 anni, 20 anni, perché è nata nel 2000, poi c'è stato il momento, poi è nata la fondazione. Insomma, 18 anni si diventa maggiorenni. In 18 anni oggi forse è completato. Ma è completato che cosa? Allora è come se io dovessi dare un titolo a questa conversazione, che è l'avvenire della memoria. Che futuro diamo alla memoria? Che futuro reale, non che futuro, cioè che presenza vogliamo dare alla memoria nelle nostre vite? E perché in un momento, in una città che è così una città appunto del cambiamento, della realtà, del movimento, dell'apertura, perché questo è così importante, perché Milano possa essere quello che è? Io penso che c'è un problema serio se Milano non fa i conti con le sue radici, perché queste sono radici e sono ali. Per volare verso il futuro non si può volare verso il futuro. Allora questo, tutto questo immobile, questa parola, questa storia, che a me fa venire i brividi ogni volta che ci penso, e anche quando sentirete in pochi minuti che ho preceduto, mi sono state dette delle cose che mi hanno colpito. Dov'è Yara che mi ha detto no, ma lei, perché mi ha detto: vedi lì, siccome questi cancelli sono storici, allora niente è stato toccato di questa della storia, perché la storia è questa, la struttura della biblioteca è staccata dai muri, tutto è stato fatto per essere dentro, ma perché siano degli strati, perché non si può toccare ciò che è stato, ciò che è storico, per cui avendo distrutto questa suoletta c'è questo luogo dentro per sapere cos'è. Allora ognuno di noi si deve chiedere che cos'è il ruolo e la posizione che vuol dare alla memoria nella vostra vita. Allora io l'altro giorno ci pensavo, quando il dottor Vigevani mi ha detto, io ho dovuto correre qui perché insomma per chi conosce la mia vita in questo, poi più gli anni passano più pensavo di potermi riposare, ma invece non riesco a non dire sì alle chiamate, perché dà un senso alla mia vita. Ma pensando a che cosa poteva essere qualche cosa da dire di interessante, per capire in piccolo cos'è questa cosa gigantesca, che cos'è la felicità? La felicità la si ottiene negli anni, non la si ottiene da giovani, perché quando si è giovani si vive rapidamente. Quando tu ripensi alla tua vita e vai indietro nella tua vita e vai alle basi della tua vita, scegli le cose più importanti da ricordare, e soltanto mettendo insieme cose che abbiano un senso possiamo tornare indietro, guardare la nostra vita e dire sì, valeva la pena. Credo, e infatti c'è un libro di Alain, di un filosofo, che dice Le bonheur comme une œuvre d'art, la felicità come un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Si sentivano i treni, vabbè. Un'opera d'arte vuol dire che tu hai scelto cosa ricordare. Bene, io penso che Milano deve scegliere, non può non scegliere, questo luogo come uno dei momenti importanti per guardare al suo futuro. E allora come si fa a far entrare un luogo dentro una comunità, dentro alla città? Con voi. È assurdo, questo lo dico al nostro pubblico, tante volte io sono fortunata perché i Franco Parenti, i Bagni Misteriosi, sono stati difesi, amati e portati avanti dal pubblico. Per cui ogni cittadino che entra a fare questa visita
diventa automaticamente l'ambasciatore del binario 21. Ed è veramente soltanto così che si può creare, non al binario 21, ma nella città. È un dono che si fa a tutta, soprattutto alla costruzione del futuro. Allora, se voi capite, perché capite, certo che lo capite, ma ho banalizzato perché secondo me va riportato alla propria esperienza. Che cos'è una radice nostra che vale la pena ricordare e continuare a ravvivare, a riavviare come un meccanismo presente? Ecco, allora io ho detto a chi mi aveva invitato, dico, ma io che cosa posso dire altro che quando si è parlato dei giusti, qui c'è stata una bellissima mostra sui giusti, i giusti di tutto il mondo, quelli che hanno aiutato, che sono andati contro a qualche cosa che gli sembrava ingiusto, rischiando. E poi si dice, no, lo dicono spesso, che non devono essere eroi, devono essere solo persone che ascoltano la loro coscienza. Ecco, io penso che quando si fa questa camminata, qualche cosa viene dalla propria coscienza e si dice, ma io che cosa posso fare oggi? Perché è successo quello che è successo. E continua a succedere, perché non è vero mai più. Questo non è servito da esempio, ma è che ognuno di noi, essendo ambasciatore del senso di futuro che ha la memoria, perché la memoria ha in sé il bisogno per noi del futuro. Allora, se ognuno di noi ogni volta fa venire qualcuno e sente che cosa dice, perché non c'è nessuno che è venuto qua, nessuno che io sappia, che dica che non ha avuto qualche cosa che si è mosso dentro di lui, nessuno. Allora, questo giro ha questi obiettivi: conoscenza di cose che non si sanno, la possibilità di avere una biblioteca eccezionale dove chiunque potrà venire a consultare una storia incredibile e anche a leggere un proprio libro. È un luogo così bello che uno deve studiare, come mi diceva prima Vigevani, a casa c'ha i fratellini che fanno rumore, non abita lontano, viene col suo libro e si mette lì. Non c'è un luogo più bello di quello, in mezzo ai libri, in mezzo ai libri che hanno tanta storia, tanta vita, tanta vita. E la vita tolta urla perché vuole altra vita. La vita che è stata tagliata, che è stata uccisa, che è stata negata, ha la capacità di essere un urlo. Non tace, non c'è il silenzio.